Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 18ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Di fronte i due migliori attacchi della Lega, la Venere in bikini e il PMD Gianicolo, che combatteranno nonostante le numerose assenze che oggi si trovano ad affrontare. Il BMD parte da dietro con lancio lungo, c'è lo stop, Corsi, l'assist, Sansotta Opara con due mani, poi Corsi, la palla rimane lì. Calcio di punizione, Princi Galli o Eusepi, parte lui, il palo di Eusepi, che botta! Il BMD in avanti, c'è il tracciante però respinto, allora la sfera sulla destra. Cercano l'1-2 quelli della Venere, c'è Princi Galli, Boni a due mani a dire di no, poi esce la blocca. Altra punizione sempre Andrea Eusepi, parte il suo destro e Boni non si fa piegare le mani e alza in calcio d'angolo, gran parata di Boni. Il BMD ora soffre un po' il possesso palla della Venere, c'è Cifani, buono il suo dribbling, vede Anello che scala, è solo Anello, Boni si supera sul suo palo. I biancorossi tentano la reazione da corner, palla al lato corto, Pantaleoni la fa girare, Opara alza in angolo, gran parata. Parte la ricorsa di Daniele Pantaleoni che ci prova ora da piazzato, è molta la distanza, parte la botta di Pantaleoni, Opara non si fa sorprendere. Corner per la Venere in bikini, solo due uomini a centro area, la palla che spiove, se lo dimenticano tutti, è D'Alessio il primo gol con la Venere in bikini. Alla seconda presenza i verdi che segnano sempre da corner, un fattore per la Venere in bikini, stavolta D'Alessio, 1-0. Tenta l'invettiva adesso il BMD Gianicolo, arrabbiato per lo svantaggio al lato corto, Corsi fino in fondo, c'è Sansotta, la porta è vuota, respinta, poi la palla lì, ancora Opara. Altra punizione per i biancorossi dal limite dell'area. È invece uno schema, il tiro, Opara con il piede a blindare l'1-0. Calcio di punizione per il BMD, parte la traiettoria bassa, c'è il tiro alto sulla traversa, quando arriva il triplice fischio vince 1-0 la Venere in bikini, che torna a guardare tutti dall'alto. Basta un acuto agli uomini della Venere oggi, un 1-0 contro un BMD Gianicolo falcidiato dalle assenze. I verdi giocano senza Borci, ma tra i biancorossi mancavano sia Mirante che Mazzesi. È stata una bella partita, compatta, loro sono bravi, noi ci giochiamo anche l'anno scorso in A2. Sempre belle partite di alto livello, il gol ci è mancato, però abbiamo giocato bene, per il futuro sono positivo. È stata una vittoria importante, poteva essere anche leggermente più ampia secondo me, perché c'erano un paio di rigori, anche qualche punizione dubbia a favore nostro, non fischiata, anche all'ultimo sul calcio d'angolo lì un fallo nostro non fischiato dato a loro, poi si rischia comunque di compromettere delle partite quando è così. Per fortuna loro non ci sono riusciti, e bene per noi.